ancora è difficile, diciamo, per noi fare una valutazione su quale sia l'idea che il governo ha. C'è da cambiare la politica agricola comunitaria, c'è da, diciamo, da raccontare a Bruxelles le contraddizioni di un modello di promozione dello sviluppo agricolo che premia per esempio l'estensione, non premia la produzione. Credo che dovremmo ragionare di più e meglio su come si fa vincere la qualità e su come noi nel mercato globale possiamo sentirci forti nella sfida competitiva, perché ci consentono di far vincere le peculiarità, di non accettare l'inquinamento degli organismi geneticamente modificati, degli OGM, ma di rivendicare appunto la tracciabilità di prodotti che sono naturali. Diciamo che quest'anno noi vogliamo concretizzare e valorizzare sempre di più quella che è un'eccellenza, soprattutto tra l'altro declinata per il Mezzogiorno d'Italia, della meccanizzazione agricola inserita in un contesto di agricoltura moderna, evoluta, sicura e che possa portare le imprese agricole del Mezzogiorno e a tutto un bacino del Mediterraneo che ha secondo noi potenzialità incredibili da poter esprimere, la capacità dei costruttori di macchine agricole italiani di dare strumenti per migliorare sempre di più il proprio lavoro, renderlo sicuro, tutelare l'ambiente, valorizzare anche filiere allargate che comprendano biomasse, che comprendano multifunzionalità in agricoltura, che possano in un qualche modo fornire delle risposte e delle possibili opportunità di miglioramento di un tessuto agricolo che secondo noi è ancora molto valido. Agrilevante, una manifestazione storica, una manifestazione che è stata estrapolata dalla campionaria perché non era attinente alla campionaria, perché l'Agrilevante è una manifestazione diretta, una manifestazione feristica diretta alle imprese, è il cosiddetto B2B, quindi deve essere autonomo perché deve essere fruibile dagli operatori del settore. È una fiera biennale, io devo ringraziare sempre il mio predecessore, il mio amico Mimmo La Cerignola, che ha avuto questa idea di investire nella fiera del Levante, facendo di questa manifestazione un evento nazionale e internazionale e che attira tanta gente e tanti operatori. Nella nostra Puglia esprime un momento importante, tanto è vero che c'è una presenza del 25% in più di espositori, il tutto si sviluppa su 5 ettari, quindi su 50.000 metri quadrati ed è un'attività fieristica che non si vedeva già da molto tempo, nonostante tra l'altro in questo momento di grande crisi che c'è nel sistema fiera, che invece in questo caso viaggiamo su un'altra linea, completamente all'opposto. C'è questo grande interesse invece a venire a esporre qui da noi in Puglia. Noi sosterremo moltissimo questo evento, ma soprattutto anche vedremo se con il PSR, con la PAC, riusciamo a continuare anche a finanziare agricoltori che inseriscono appunto nei propri fattori produttivi l'innovazione, quindi rinnovano il parco macchine, che poi è quello che serve per poter anche migliorarci sia in termini, come dicevo prima, di quantità di prodotto, ma soprattutto anche di qualità del prodotto.
progetto che appunto si articola intorno a questo mezzo di locomozione che è la bicicletta, che insomma pare registrare ultimamente un consenso sempre più allargato, quindi un utilizzo sempre più diffuso. E a questo proposito, quindi, la nostra idea è quello di coniugare questo mezzo con l'agricoltura, l'agroalimentare in modo particolare, e quindi creando dei percorsi a tema agroalimentare che consenta quindi di far conoscere i nostri prodotti, le nostre bontà, ma anche il nostro paesaggio. E quindi abbiamo immaginato di avviare un progetto pilota di sinergia anche con altri strumenti che comunque la Regione sta mettendo in campo. Parlo per esempio degli strumenti legati ai SAC, no? Il sistema degli attrattori culturali, il lavoro che stanno facendo i GAL con la definizione e l'infrastrutturazione anche sul territorio di servizi legati anche all'uso della bicicletta, e mettere a sistema anche il lavoro delle nostre masserie didattiche, degli agriturismi. Abbiamo un patrimonio, come dire, immenso di strutture, di gamme di prodotti che si coniugano con il paesaggio e che quindi con la bicicletta pedalando si possono apprezzare molto. Ampliare l'offerta turistica della Regione Puglia articolandolo sui tematismi agroalimentari, quindi coniugazione di prodotti e paesaggio. Cosa può fare il Ministero per sostenere, come anche appunto la Regione Puglia, per sostenere questo settore che pecca ancora di troppo individualismo? Senz'altro il piano nazionale di settore, che adesso dovrà essere rifinanziato, è scaduto a dicembre 2012, e c'è un tavolo di filiera attivo a livello nazionale proprio per dare delle risposte a tutti i floricoltori. È un settore che, vorrei ricordare, coinvolge il 7% della PLV agricola nazionale, e quindi soprattutto in Puglia, che è una delle regioni più importanti dal punto di vista floricolo, è sicuramente molto sentita questa problematica.